Ciao a tutti, oggi è mercoledì 27 ottobre 2021. Che presagi avete oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Acquario. In azienda o in proprio, pensiero dominante il lavoro. In proprio, in azienda, a casa, qualunque sia la vostra attività professionale che vi tiene inchiodati almeno 8 ore al giorno, il pensiero dominante anche oggi è il lavoro. Proprio per questo non aspettatevi una giornata facile, con Plutone in dodicesima casa e il rigoroso Saturno nel segno, contrattempi e prove vi peseranno il doppio, mentre la Luna fantasiosa e distratta, portandovi a spasso tra le nuvole, non vi permetterà di rendere come al solito. Tante le ambizioni e grande la posta in gioco, ma come spesso accade addentando bocconi troppo grossi il rischio è che vi vadano di traverso. Le stelle benigne vi daranno una mano, ma il compito di saper scegliere le opportunità organizzandovi tempi e modi sarà soltanto vostro. Ostacoli e difficoltà su molte cose, imprevisti, circostanze sottovalutate, improvvisi impedimenti. Tutto è temporaneo ma non bisogna negarle né sottovalutarle, piuttosto dovrete impegnarvi nel risolverle. Lasciatevi trasportare dal vostro buon senso e rimediate agli errori commessi che potrebbero compromettere in parte il vostro futuro immediato. Alcune persone che vi circondano sono molto invidiose di voi, mantenete un profilo basso e, accorgendovene, fate finta di nulla. Attenzione ai falsi adulatori. Oggi molte cose potrebbero essere di impiccio, colpa di Marte che si diverte a rendervi la giornata ad ostacoli. Mettete ordine tra le vostre amicizie, tenete solo quelle che ritenete assolutamente sincere e fidate. Siete abituati ad avere tutto sotto controllo, sto suppone che ogni situazione vi deve essere ben chiara fin dal principio. Oggi però potrebbero esserci varianti importanti che vi potrebbero far sfuggire di mano situazioni anche di una certa importanza. Alcuni oggi dovranno fare particolarmente attenzione al proprio cellulare o al proprio tablet, c'è rischio di smarrimento o di furto. Insomma siate meno distratti. Una persona che vi sta a cuore oggi potrebbe degnarsi di darvi tutta l'attenzione che meritate, fate in modo da non mostrarvi meravigliati e abbiate cura di sfruttare al massimo questa opportunità. Sarai gentile, servizievole e bravo nei lavori che richiedono pazienza. Benissimo il lavoro. Offerte buone. Novità. Bene viaggi e spostamenti. Siete più distratti del solito, badate al concreto e non alla forma. Meditate sempre di prendere una decisione. A volte rischiate di essere impulsivi. Qualche disguido o preoccupazione a lavoro o nello studio. Se non lavorate oggi troverete difficile ogni cosa, i pianeti non sono dalla vostra parte. Nel lavoro potrete puntare sulla creatività e sulla fantasia per vincere una sfida difficile. State facendo un buon lavoro, perché nasconderlo? Rendere invidiose le persone non è reato. Una nuova relazione, sia di amicizia, che di amore, sarebbe una bella novità da introdurre nella vostra vita e se lo vorrete sarà anche duratura. La vostra personalità potrebbe permettervi di fare grandi passi da gigante con una persona che vi piace. Signore del vostro segno, Saturno, vi protegge in congiunzione in Acquario, aprendovi una giornata molto costruttiva, sotto tutti i punti di vista. Interessando i nati dal 25 al 31 di gennaio, il pianeta consente di realizzare importanti progetti di vita che erano stati accarezzati da lungo tempo. La possibilità di ottenere un'approvazione incondizionata dalla famiglia e dalle persone amiche, si rivela piuttosto alta. Per i nati a inizio febbraio c'è da dare la raccomandazione di tenersi al riparo da polemiche, da facili prese di posizione, specie se di carattere politico, ideologico, religioso o anche sportivo. Urano Toro e il Sole, dal segno dello Scorpione, tecnicamente contrari all'Acquario, invitano all'ascolto più che alla parola, alla prudenza, più che all'istintiva espressione delle proprie idee. L'amore promette bene. Cercate però di non fare polemiche inutili e sterili. Per quanto riguarda il lavoro, state facendo i conti con una spesa improvvisa e c'è un contrattempo da sbrigliare. Insomma, rimboccatevi le maniche. Potresti ricevere un nuovo stimolo da parte dei tuoi amici. E poi,
Non sarà soltanto un'impressione, potrai usufruire di alcuni consigli di un conoscente, qualcuno che può influire direttamente sul tuo quotidiano. Saranno dei suggerimenti disinteressati e molto pertinenti. Non accontentarti di seguire la routine, è il momento giusto per mettercela tutta. Per voi le persone sono disposte a mettersi in gioco, a difendervi incondizionatamente e a seguirvi in progetti ambiziosi, fondamentalmente perché unite una buona dose di pazzia ad un forte senso del dovere. Tuttavia, dovreste riflettere un po' di più sul potere che avete e che potrebbe rappresentare un'arma a doppio taglio. Non è inusuale infatti, che poi chi vi sta di fronte, non si senta gratificato da voi. Giornata urticante, proprio un mercoledì da dimenticare, con il sole in Scorpione alto nel cielo in quadratura, segno possessivo, indagatore, accentratore, che vi sta sul piloro. Oltretutto in conflitto col vostro astro guida Urano, che ormai da anni vi sbeffeggia facendovi lo sgambetto con una quadratura. All'appello resta solo la Luna, ignava in ottava casa, pronta a parlarvi di soldi, un argomento che non volete neppure sentire, al punto che qualcuno ne fa cenno vi turate le orecchie. Amore ed Eros, il sentimento delicato e soffuso si manifesta appieno nella quotidianità, non servono grandi dichiarazioni o parole di fuoco, sono le piccole premure quelle che fanno la differenza, il piatto preferito del partner, anche se cucinarlo costa lungo lavoro, la casa pulita e profumata, i pupi tranquilli e Fido già a posto con la passeggiata. Se questo non è amore. Siete dolci e vogliosi di coccole. Nella coppia date tanto ma avete bisogno di ricevere altrettanto. Dovete imparare a capire che non tutti sono come voi. Un romantico Nettuno ospitato nel segno buon vicino dei pesci sulla ruota zodiacale, vi propone intese decisamente speciali con il partner, o la partner, fissi o occasionali che siano. Lavoro e denaro, grande impegno per portare avanti tutti gli obiettivi messi in cantiere, amate il vostro lavoro e lo svolgete con passione, zelo e tanta creatività. Senso artistico anche nel bricolage. La sera autunnale è lunga invita a dedicarvi ai vostri interessi, in primis l'arte e la lettura, quindi l'ecologia, non lasciate che il mondo vada a rotoli, c'è bisogno anche del vostro intervento. Se saprete sfruttare a vostro favore la tenacia e la lucidità, l'intuizione che avete avuto diventerà lenta e opportuna costruzione di un presente, e di un futuro, sempre più vicini ai vostri reali desideri. Siete sempre molto attenti ai rapporti interpersonali in ufficio e sapete curare meglio di chiunque altro il legame con i colleghi, con cui avete stabilito, oltre a un'intesa di tipo collaborativo, anche una solida amicizia. Oggi il vostro comportamento verrà messo in luce ancor meglio dalle circostanze in cui vi verrete a trovare. Benessere, bellezza e benessere sempre a braccetto. Peccato per quel sottile mal di testa serale, effetto della fatica che comunque si fa sentire. Nel piatto verdura e cereali, tutti alimenti digeribili ricchi di sali e vitamine. Tra i cosmetici giocate coi prodotti naturali, fabbricati in casa con frutta, verdura e yogurt, tutti da mangiare, proprio come voi. La sicurezza di una routine quotidiana è vantaggiosa e affidabile. Il desiderio di fare quello che vuoi, ogni volta che vuoi, a volte può portare a lacune. Se ti manca brillantezza, equilibrala con molta acqua e senza caffè. Per lei, focus sulla salute, finalmente vi accorgete di avere un corpo che ha le proprie esigenze e richieste, lo avete maltrattato fin troppo, è ora di coccolarlo. Per lui, innamoramento a prima vista ma non di una ragazza, chi vi colpisce al cuore è una cucciola di cane o di gatto, che vi guarda con occhi adoranti. Detto, fatto, ve la portate a casa. Colore delle emozioni, verde mare. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.